ci troviamo al bar Non Solo Pizza, Pieve al Toppo. Giulia, con il vostro bar avete realizzato un bel aiuto, un bel sostegno per un'iniziativa della parrocchia e della diocesi, in realtà, della Caritas diocesana. Sì, ci siamo resi disponibili a raccogliere del materiale da mandare in Ucraina, vista l'emergenza guerra. E niente, c'è stata una grande collaborazione da parte di tutti e abbiamo fatto da tramite, venivano qui, le portavano qui le cose e poi si portavano in parrocchia qui a Pieve al Toppo. E è stato un bel gesto perché c'è stata tanta solidarietà da parte di tutti. Siete resi disponibili, avete visto, insomma, l'impegno di una comunità. Sì, ci mancherebbe, sicuramente sì, c'è stata una bella solidarietà da parte di tutti. Anche persone che non sono clienti, c'è stato un bel passaparola e hanno portato abiti, medicinali, tutto quel che si poteva. Com'è nata questa attività? Qual è la sua storia? È bello raccontare questo perché così raccontiamo storie di vita e vediamo anche l'impegno, no, che ci può essere di fronte alla creazione di un'attività. Noi si è aperto nel 2001, prima tutto bene perché queste difficoltà che c'è ora prima non c'erano. E ora siamo arrivati qua, sono 4 anni e ora ce ne sono tante le difficoltà, la luce, il metano, l'acqua, i prezzi che gonfiano sempre di più. E noi siamo una conduzione familiare, siamo io, il mio marito, le mie figliole e si va avanti un po' alla meglio, però le difficoltà ce ne sono tante. Cosa ha significato innanzitutto per voi creare questa attività? È stato bello perché è stata una scelta alla fine di famiglia? Sì, bello perché siamo tutti qui, figli, si cresce nipoti, figlioli delle mie figliole. Sì, bello. C'è le difficoltà perché noi si apre alle 5 e si chiude la sera alle 8. Signora, lei è una cliente abituale di questo bar, qual è la testimonianza che ci può portare? La testimonianza, mi trovo bene, quando mi sento un pochino che sono sola, il marito non ce l'ho più, la mattina quando vengo qua mi prendo un cappuccino e un pochino mi ritira su, faccio 2 parole con loro, si va avanti così, si spera sempre nel meglio, ma non vedo questo meglio. Non lo so, non sopporto io queste cose. Io ho 72 anni e non sono mai vissuta in questo modo, benché prima c'era poco, ma si stava meglio di ora.